Ieri le persone che sono state nominate da Bianchiani nella giunta sono sempre gli stessi volti, sempre le stesse persone, non da 5 anni ma ormai da 10 anni, addirittura per alcuni assessori è il terzo mandato. Quindi quello che noi contestiamo su questa scelta, che manca veramente, mancano energie nuove, manca innovazione, sono sempre le stesse persone. Questo perché abbiamo visto che anche durante la campagna elettorale, addirittura prima della campagna elettorale, quando ancora non era stato scelto se candidare Bianchiani, Vimine o chiunque altro, chiaro che queste scelte sono state fatte non tanto su dei contenuti, su un programma, su una visione della città, ma proprio su una spartizione di poltrone a livello di correnti interne del Partito Democratico e inoltre anche per dare visibilità, per premiare certi personalismi, certe persone, e questo lo dimostrano i fatti sotto gli occhi di tutti. Come un lavoro a tempo indeterminato per persone ormai che fanno da 15 anni l'assessore, abbiamo visto che poi adesso con anche le recenti modifiche legislative, addirittura un sindaco prende 9.666 euro lorde e un assessore più di 5.796 euro lorde. Faremo una mozione proprio precisa su questo per richiedere una riduzione del 30% di questi stipendi. A fronte che anche un'altra cosa vorrei chiarire, noi veramente siamo fieri, siamo orgogliosi di far parte di questa, di essere qui in Consiglio Comunale. Ci faremo chiaramente una opposizione molto concreta, molto incisiva, corretta. Però quello che anche qui vorrei capire, far capire un attimino ai cittadini, per proprio togliere qualsiasi equivoco, guardate che un consigliere comunale che partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Comunale, partecipa a tutte le commissioni di quale fa parte, partecipare tante volte a un Consiglio Comunale dura anche 7-8 ore, quindi se partecipa a tutte queste riunioni un consigliere comunale massimo riuscirà a percepire nell'anno 2.000 euro lorde. Questo non è che vale solo per i consiglieri della minoranza, ma è per tutti i consiglieri. Un altro punto dolente è che abbiamo visto che purtroppo nel CDA, nelle partecipate o comunque in certi luoghi, negli organi direttivi di queste partecipate, spesso vengono tra virgolette parcheggiate delle persone che hanno chiesto di diventare assessori, non sono stati accontentati, quindi in qualche modo viene data loro un altro ruolo all'interno di queste partecipate. Sembrano quasi dei parcheggi, che parcheggi comunque pagati in maniera pagati autamente, non è che vanno lì in una partecipata, anzi non. Adesso non conosco esattamente gli stipendi, ma non si discostano molto da quelli degli assessori, ecco.